but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Ciao a tutti e buonasera dalle telecamere di Hollywood TV. Questa sera siamo al ristorante Tra Mari e Monti, siamo nel Nolano per festeggiare il compleanno della nostra Rosa. Chiamiamo subito, venite un po' qui, venite, abbiamo la sorella e la cugina. Come ti chiami? Francesca. Come ti chiami? Marica. Marica, abbiamo Francesca e Marica. Ok, iniziamo subito con le domande. Pregi e difetti della festeggiata. Allora, un suo pregio è che è molto solare e un suo difetto è che è molto pignola. Complimenti. Pregi e difetti, vai, della nostra Rosa. Ok, un suo pregio è che è una persona molto buona con gli altri soprattutto. E un suo difetto è che magari si lascia trasportare troppo forse. Andiamo avanti con la zia, venga zia, venga. La zia, vieni di qua che ti intervistiamo un po'. Parliamo un po' della nostra festeggiata Rosa. Pregi e difetti. Allora, il pregio è che è una ragazza molto solare e buona. Difetti per me non ne ha. Forse perché sono la zia, però per me non ne ha. Le zie sono sempre così, difendono sempre. E raccontiamo un po' la vita di quando era piccola, qualche... Allora, vediamo un po'. Quando era piccola si stava con tutti, con gli zii, con i nonni. Quindi abbastanza socievole. Sì, era abbastanza socievole. Poi l'unica cosa che voleva mangiare in continuazione questa è bella. Questa è che voleva mangiare in continuazione. Però ci faceva divertire, voleva cantare in continuazione, stare in mezzo alle persone. Questo è un ricordo di quando era piccola lei. Cosa auguriamo a Rosa? Allora, un mondo di felicità, di gioia e che il mondo si apre a lei, non lo so, più di questo. Augurio particolare per la nostra Rosa. Auguri Rosa, e che stai sempre felice, svolgi sempre i tuoi sogni fino a fondo come hai sempre fatto fino ad ora. Che bello, che bello. Non si è sentita l'ultima, vai, cosa volevi dire? Ti voglio bene. Eccolo che arriva, andiamo avanti. Un augurio particolare da parte della cugina. Auguri Rosa, spero che tu possa realizzare tutto ciò che vuoi, perché sei una ragazza molto generosa e molto intelligente. Quindi spero che tu possa andare avanti e in un futuro, speriamo in un futuro meraviglioso. Ok, grazie, andiamo avanti. Abbiamo qui la cugina della mamma della festeggiata. Come ti chiami? Io mi chiamo Anna. Anna, allora facciamo subito una domanda. Pregi e difetti di Rosa. È molto dolce e nello stesso tempo i suoi difetti. Subito è nervosa. Facciamogli un augurio particolare, vai. Allora, gli auguro tante belle cose. Un 18 anni che è importante, e crescere e avere molto tante cose belle in futuro. Facciamogli anche un saluto, così ti vedrà dalle telecamere di Hollywood TV. Salutiamo Rosa. Ciao Rosa.
the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Abbiamo qui anche Nunzia e Francesca, qui al compleanno, il 18° della nostra Rosa. Siamo qui tra mari e monti. Ecco che abbiamo un'amica della mamma. Cosa vuoi dire? Che gli auguro un bene pazzesco. E un augurio particolare? 100 di questi giorni. Ok, andiamo avanti. Pregi e difetti della tua amica Rosa. È bravissima. È simpatica. Augurio particolare per la nostra Rosa. Le auguro un bene, la sua vita e tantissime cose bellissime. Ok, grazie. Abbiamo qui Silvia e Venere che vogliono augurare tanta felicità alla nostra festeggiata. Tanti auguri e una buona fortuna.
che l'ho vista crescere e pascere e diventare una bella donna per me. Tanta tanta felicità deve avere, perché la voglio tanto bene. Perché la vuole tanto bene? Vai Venere, un augurio particolare per Rosa. E che vada tutto bene e che faccio tanti auguri di tanta felicità. Grazie mille. Okay, qui per la festa di Rosa abbiamo anche Clark Kent e Wonder Woman. Augurio particolare, vai Wonder. Spero che possa essere sempre felice e... Cosa vuoi dire alla nostra Rosa? Vai. Ah, eccolo che arriva, signori, è l'emozione. Ok, vorrei intervistare il nostro tronista direttamente da Uomini e Donne, ex Clark Kent. Cosa vogliamo dire alla nostra festeggiata? Spero che si riesca a realizzare nella vita tutti i suoi sogni, tutte le sue aspirazioni e che viva felice e serena. Questo è l'importante. Pregi e difetti della nostra festeggiata. Pregi è molto dolce, socievole e affabile. Difetti, non so, forse un po' fannullona. Boh. Ok. Tanti auguri, Rosa. Angelo sta pensando, sta riflettendo un po'. Ok. Quando chiudo gli occhi vedo te. Quando apri gli occhi vedo te. Se guardo il mare vedo te. Sai a caldo, tu dire. Sei la stella più bella di tutto l'universo, signore e signori. Applausi! Ok, abbiamo il cugino della festeggiata, pregi e difetti. Il pregio di Rosa è... che è molto brava lei. Facciamo un augurio particolare alla nostra festeggiata. Tanti auguri e spero che avrai un futuro molto brillante. Ok, grazie. E siamo qui, abbiamo un'amica della mamma. Vediamo un po' pregi e difetti della nostra festeggiata. Allora, il suo pregio e anche il suo difetto. È una chiacchierona. Va bene, quindi un pregio e un difetto insieme. Andiamo avanti. Un augurio particolare alla nostra festeggiata.
Allora, l'augurio mio è che affronti la vita con il cuore rosa, sempre, così come hai fatto finora. Forza. Ok, tanti auguri Rosa. Tanti auguri sorellina. Tanti auguri Rosa, spero che tu possa essere contenta in questo giorno e mi raccomando non ridere troppo quando vedrai questo video. Andiamo avanti con le interviste, abbiamo gli amici della nostra festeggiata, come ti chiami? Mena. Antonio. Iniziamo da Mena. Dice Antonio che non si sente. Iniziamo subito facendo qualche domanda, pregi e difetti della nostra festeggiata. Allora, pregi è una bravissima ragazza, molto dolce, difetti è un po' vanitosa. Pregi e difetti, vai Antonio. È una ragazza molto simpatica e difetti, non so, non riesco a trovarli perché è una ragazza davvero, una ragazza d'oro. Antonio, elogia la nostra festeggiata. Facciamo un augurio particolare. Un augurio speciale da parte mia. Augurissimi Rosa. Abbiamo qui la nonna della festeggiata, la nostra Rosa. Cosa vogliamo dire? Auguri Rosa. Facciamo un augurio particolare per la nostra festeggiata Rosa. Ciao Rosa, auguri. Tanti auguri Rosa. Abbiamo qui Umberto e Antonio per la festa della nostra Rosa. Pregi e difetti. Allora, un pregio è sicuramente che lei mette il cuore in tutto ciò che fa. E un difetto è che ne mette troppo, è troppo buona. Un augurio particolare? Che lei possa essere sempre come adesso per tutta la vita. Auguri Rosa, auguri. Estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando, oh, oh, oh. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Oh no, es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Oh, yeah. Me estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no. Yo sin ti.
Salve, vorrei fare un augurio a Rosa, la mia compagna di classe, per questa splendida giornata, per questa splendida serata. Tanti auguri Rosa. Auguri Rosa, un bacio. Auguri Rosa di un buon 18 anni e tanta felicità e eccetera. Eccetera. Ciao Rosa, questa la tagliamo. Tanti auguri Rosa. Tantissimi auguri, buon divertimento e sarà un mondo più migliore. Da 18 anni a salire in su. Mi raccomando, divertiti. Tanti auguri Rosa. Augurissimi Bella, un bacione. Auguri Bella. Tanti auguri Rosa. Vem dançar para você, 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 para você, capoeira para você. Para você vem dançar, 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 para você, capoeira, para você vem dançar, para você vem dançar. Oh,